Quindi se per posizioni di classifiche, anche per fare morale, questo è uno scontro assolutamente da vincere, comunque salvezza, è vero che mancano tante partite alla fine, però il tempo sta iniziando a stringere, bisogna di fare punti. Ah, vabbè, è vero, la realtà è questa qua. Le problematiche sono tra virgolette sempre le stesse, però penso che ci sia stata un'involuzione anche da parte dei ragazzi, soprattutto oggi, che comunque abbiamo fatto la nostra gara, abbiamo fatto la nostra prestazione, penso che abbiamo creato tantissime occasioni da gol, non abbiamo subito praticamente nulla a parte il gol, però come dici tu la realtà è quella dei punti e quindi solo con il lavoro e con quello che stiamo facendo riusciamo a tirarci fuori da questa situazione. Paradossalmente oggi palo sull'1-1, rigore dato e poi negato, Mincione calciato, mi sono segnato le sono 8-9 occasioni da gol, quindi la squadra ha prodotto, ha messo il massimo dell'impegno, a questi ragazzi non gli si può dire nulla e come spesso soprattutto capita nel calcio di oggi si bada al risultato e noi dobbiamo anche badare al risultato. Mister, come Foggia di nuovo squadra di titolare 99 per mettere l'over a centrocampo, come mai non è stata fatta la scelta prima di inserire Leone titolare, Sorgente magari 99 avanti, visto che comunque si è visto un'altra nocerina con Sorgente in avanti e l'Under in porta, il 2000 in porta? Allora, io considero che le gare durano 90 minuti, quindi con il segno di poi, se l'avessimo fatto prima o dopo, noi abbiamo un'identità di squadra, abbiamo una particolarità di cercare il gioco da dietro e quindi in questo momento Scolavino è un giocatore che ci sta dando anche questa possibilità qua, non perché Leone non lo faccia, poi è normale che abbiamo la possibilità di fare 5 cambi e di poter cambiare eventualmente in corso la gara perché si possono verificare situazioni del genere, quindi mettiamo Leone in porta e cerchiamo delle quote, cioè mettere gli over in avanti o a centrocampo. Penso che sia una dinamica normale, che comunque abbiamo fiducia di entrambi i portieri. Si è parlato tanto dell'over in porta, potrebbe arrivare in settimana un over in porta, cambierebbe ancora qualcosa in avanti? Che scenari si propongono a questo punto per la Nocerina? Ma io gli scenari sono che noi dobbiamo partire dalla prestazione, dalla voglia e dalla benedicazione che hanno messo questi ragazzi e che hanno sempre messo, perché abbiamo fatto risultati eclatanti, siamo andati a vincere a Taranto, abbiamo pareggiato partite oltre il 90esimo, quindi è una squadra che non molla mai, quindi dobbiamo prendere di buono questo e poi tutto quello che verrà dal mercato poi eventualmente lo valuteremo, lo vaglieremo a seconda di contro chi giochiamo, che situazione ci abbiamo di tra virgolette a livello di infortuni, a livello di squalifiche e poi faremo le formazioni gara dopo gara sapendo che possiamo contare su tutti gli effettivi della rosa. Mister, da novembre che parliamo di mercato, abbiamo visto che il mercato ha dato qualcosa è arrivato, qualcosa non è arrivato, ora però basta parlare di mercato, credo, anche perché mancano pochi giorni, ora c'è da fare punti in campionato, inizia un periodo difficile, Bitonto, Sorrento. No, noi innanzitutto io non ho mai parlato di mercato, come se fosse una priorità. È normale che si dico io non. Questa è una considerazione che ho fatto da una domanda che mi è pervenuta. Certo. Quindi io bado soprattutto a quelli che abbiamo, non quelli che potrebbero arrivare. Poi è normale, se dovesse arrivare qualcun altro a darci una mano, ben venga. Io penso che con questa abnegazione, con questa voglia di fare che anche oggi la squadra ha messo dentro, io penso che possiamo tranquillamente, tra virgolette tranquillamente, fare il nostro percorso e tirarci fuori dalla situazione in cui siamo. È normale che io non invento il calcio, cioè nel senso che una squadra che sta lottando da parecchio in quelle zone di classifica, i valori quelli sono, però dunque siamo andati, abbiamo dato un'identità di squadra, siamo una squadra comunque compatta che non rischia nulla, purtroppo e fa tanto male al limite che un errore individuale ci penalizzi oltremodo. Oggi abbiamo preso un cross, un gol, addirittura andava fuori. A volte nel calcio ci sono anche gli episodi, ci sono squadre che sull'episodio fanno le gare, noi cerchiamo di fare le gare per trovare l'episodio che ci porti tra virgolette alla vittoria.